ragazzi, in questo nuovo video vi parlerò di questa qui, nuggets da 50 watt, boxettina ultra compatta da passeggio, capace di erogare il 50 watt, controllo della temperatura, nickel, titanio e poi vabbè logicamente vari watt. Cambiamo l'inquadratura e vediamola nel dettaglio. Bene, la box viene venduta in questa scatolina qui di cartone con diciamo questa parte qui magnetica. Andando ad aprire la scatola troviamo il libretto delle istruzioni dove c'è scritto diciamo tutti i menu, come utilizzarla, come cioè praticamente le varie caratteristiche della box. Qui ci trovate la box, qui ci trovate un cavetto di ricarica USB abbastanza morbido, che questo ci ho guardato prima proprio per guardare perché mi sembrava di buona qualità, quindi di plastica piuttosto morbida, anche se sembra diciamo abbastanza corto come cavo di ricarica, diciamo ecco qui, questo è tutto, cioè è molto corto. Dunque sulla scatola non viene diciamo detti quanti milliampere abbia questa batteria, ma si vocifera che ne abbia 900 milliampere. Bene, andiamo a vedere la box nel dettaglio. Dunque, la box è piccolissima, veramente piccolissima. Qui, allora, nella parte frontale c'è il tasto Fire più meno. Nella parte laterale abbiamo la presa per la ricarica USB e eventuali aggiornamenti software. E in questo piccolo forellino che vedete c'è un LED di ricarica che praticamente quando mettete in carica si illumina. Tipo quando mettete in carica si illumina di rosso. Dunque, la box diciamo che la batteria è fissa al suo interno e deduco ci sia una 1800-350, però mi sembra di essere buona qualità perché l'ho testata e quindi ho visto che comunque non dura tanto, cioè dura diciamo abbastanza, c'ha una buona durata, ecco. Allora, qui ci sono le due viti per diciamo eventualmente smontare la box, anche se non diciamo che non si deve smontare. Nella parte superiore troviamo l'attacco 510 con il pin caricato a molla. Dunque nel menu adesso non so se voi riuscite a vedere, ok, questo diciamo è la schermata di vari watt della box. Per entrare nel menu schiacciate contemporaneamente più e meno e vi entra nel menu. Se voi schiacciate più e meno, girate nel menu, come vedete ad esempio auto off, praticamente dopo tipo 10 minuti che voi non toccate la box lei si spegne, dovete cliccare 5 volte, potete impostare da 5 a 90 minuti mi pare, e poi vabbè c'è il time, c'è varie diciamo impostazioni, c'è una voce per l'upgrade, qui dice diciamo la versione del software e questo exit serve per uscire dal menu. Bene, la box ha, adesso vi faccio vedere le varie modalità. Può andare in temperatura, controllo della temperatura nickel, titanio, stainless steel, power mode, cioè ovvero vari watt, ma può andare anche in vari volt, cioè praticamente invece di andare a selezionare i watt, voi andate a selezionare quanti volt deve uscire la box. Adesso io la rimetto in power mode, ci monto l'atomizzatore sopra e facciamo la prova di svapo. Ragazzi, prova di svapo. Dunque, la box è questa qui. Facciamoci subito qualche svapatina e poi ne parliamo meglio. Ovviamente oggi niente effetti speciali perché fa caldo, c'è i finestrini aperti, tira vento e poi comunque stiamo parlando di una boxettina piccola da passeggio, non possiamo andare a pretendere prestazioni diciamo ultra fumose. Adesso sto svapando a 35 watt con una dual coil montata sul Goblin Mini e praticamente l'ho rigenerato con filo da 0,40 di cantata 1 su punta da 2,5, 7 spire per coil. Mi è venuta fuori una resistenza da 0,42 ohm e la sto pilotando a 35 watt. Allora, io la box prima di recensirla, siccome si trattava di un prodotto abbastanza piccolo, diciamo, quindi già avevo diciamo delle riserve in quanto potesse durare, non potesse durare, quanto potesse durare, quanto non potesse durare, prima di parlare diciamo con tutti voi, ho voluto provarla per bene, diciamo io, e quindi ci ho fatto un paio di cicli di carica
diciamo, con il Goblin, però prima l'avevo settato con del filo da 50 perché mi ero sbagliato a mettere il filo, ho messo il filo da 50 invece di quello da 40, quindi l'ho utilizzata con il Goblin a 50 watt fissi. Ci ho fatto un paio di cicli di carica con il Goblin a 50 watt col filo da 0,50. Cosa posso dirvi? Dunque, la durata della batteria, se la paragoniamo alle sue dimensioni, è buona. Logicamente, se ci svapi a 50 watt fissi o 45-50 watt fissi con una box che è 50 watt, la durata comunque non è niente di spettacolare. Però possiamo dire che con un'intera carica riesci, cioè almeno per quello che ho potuto provare io, a me una carica intera della box mi finiva il tank e diciamo ancora un po' ce n'era. Diciamo che con un ciclo di carica mediamente riuscite a svaparci un tank del Goblin. Se siete persone che, però parlavo sempre a 50 watt, può darsi che adesso l'ho fatto più con del filo più sottile. E svapando a 35 può darsi che ce ne, si riesce a svaparcene anche 1,5. Comunque, diciamo che se siete persone che svapano tanto e ad alti wattaggi, di polmoni, diciamo questa qui è una box che ha un'autonomia al massimo di un paio d'ore. Cioè praticamente andate a fare un giro con la moto, vi fermate a un bar per prendere il caffè, dopo aver preso il caffè fate quattro svapate, vi mettete sulla moto, continuate il giro così. Se volete starci sempre attaccati, questa qui l'autonomia e basta. Io stamattina sono uscito alle 10, no, alle 10 meno 10, sono tornato a casa alla mezza, l'ultima svapata che ho fatto ed era scarica che non erogava più. Cosa c'ha di bello questa box qui? Questa, se voi vi ricordate, qualche mese fa ho parlato della Mini Volt. La Mini Volt è le differenze tra questa e la Mini Volt. La Mini Volt è 40 watt. Questa qui è 50 watt. La Mini Volt viene dichiarata 1100 mAh, se non mi sbaglio. Questa qui invece si vocifera sia a 900 mAh, però secondo me questa qui dura di più. Poi questa qui c'ha il controllo della temperatura super acciaio, titanio e nickel. La Mini Volt non ce l'ha. Quello che comunque mi piace di questa box, ovviamente non è una box per fare cloud estremo, ci potete svapare polmonare con un Goblin, ma senza, diciamo, la pretesa di svapare polmonare con un Griffin o cose del genere. Cioè, non è questo, cioè, questa qui è una box da passeggio, tranquilla. Cosa mi piace di questa box? Che rispetto alla Mini Volt, quando voi, per dire, se ben, non so se ricordate il video, nella Mini Volt, quando voi la mettete a 40 watt, infatti ve lo disse anche nel video, le prime 10 svapate, diciamo, riuscite ad andare a 40 watt, dopo dovete abbassarla, altrimenti la box non eroga perché, cioè, dovete tenerla tipo a 35, così, se la mettete a 40 watt, giusto giusto i primi tiri riuscite a fare a 40 watt, dopo dice weak battery, cioè non dice proprio niente, però diciamo che fa tipo weak battery e va abbassata a 35. Dopo, diciamo, dal 90% di carica fino al 50%, diciamo che 35 watt li eroga, intorno al 50% della carica, i 35 watt che lei vi va a erogare non sono più 35, ma cominciano a essere, diciamo, una ventina a bocca parlando. Cioè, sentite un vistoso calo dell'erogazione mano a mano che la batteria si scarica. Questo avviene sulla Mini Volt. Su questa qui, quello che ho fatto caso io, che mi è piaciuto, e sinceramente che questa qua, io infatti, come vi ho detto stamattina, l'ho usata a tipo 45-50 watt. Beh, la box dall'inizio della carica fino a completamente scarica ha erogato sempre 45-50 watt. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che i watt che eroga adesso, vabbè, paragonata magari a una RX, i 35 watt di questa qui vi sembreranno 32 dell'RX, però diciamo uno sballo di 1-2 volt, 1-2 watt vi possono, è passabile, diciamo, se per dire c'è un'erogazione un po' diversa che fa giusto un pelo, magari 1 watt, 2 watt in meno, non importa niente, però non ha cali vistosi di
l'erogazione, cioè praticamente la mettete a 40 watt e dall'inizio alla fine lei erogherà sempre i 40 watt alla stessa maniera. Cosa possiamo aggiungere, ragazzi? È tutta fatta in metallo, abbastanza solida, è carina, si tiene in un palmo della mano, guardate com'è piccola. Tutto sommato sembra ben realizzata. All'interno credo ci sia una 18350, perché tanto penso che ho visto qualche spaccato di qualche box aperta, diciamo in giro, ho visto che dentro c'era una cella 18350. La box a me sembra andar bene, logicamente adesso io la sto utilizzando con un cobre che io non svapo veramente, cioè il guancia non svapo, diciamo, quindi la sto usando con il Goblin così, però forse diciamo l'autonomia per chi svapa di polmone a 35, 40, 50 watt così è un paio d'ore, però se siete persone che svapano anche con un atomizzatore a 15, 16, massimo 20 watt, l'autonomia potrebbe diciamo essere molto più lunga rispetto a quella che ho io. Cioè magari se la mettete a 10 watt può darsi anche che vi dura una giornata, cioè se sopra ci mettete un C14 o un atomizzatore generato con una resistenza da un ohm e mezzo che 10 watt lavora, può darsi anche che vi dura una giornata. Io questo non riesco a dirlo in quanto non ce li ho questi atomizzatori qua, non riesco a darvi proprio un'impressione, cioè a darvi proprio una misura, perché non li ho, non è il mio modo di svapare, io svapo solo polmonare. Infatti ho ordinato anche il Kaifan, ma il Kaifan 5, ma diciamo che perché sì, non è di guancia, ma diciamo che non è proprio di guancia, c'è cioè un tiro anche un po' più aperto, cioè si riesce a svapare anche, diciamo, comunque polmonare, non eccessivamente di guancia. Cosa altro posso aggiungere, ragazzi? Nei prossimi video ci sarà lo Scoundrel, perché me l'avete chiesto in molti e ho deciso di provarne uno anch'io. Ho scelto la versione più economica che c'era, clone, proprio per vedere cosa cavolo mi potevano mai dare con 15-12 dollari, una cosa del genere. Quindi ci sarà Scoundrel, ci sarà il Goon, ci sarà il Kaifun 5, ci sarà... ci sarà il Limitless Plus, che anche quello l'ho ordinato in pre-order, dovrebbe arrivare tra un paio di settimane. E poi cosa c'è più, raga, che non mi ricordo. C'è il Funtime V3, è stato praticamente un atomizzatorino da dripping, solo che sotto c'ha una piccola boccetta che fa, diciamo, da bottom feeder. Io sinceramente ho le mie riserve, ma lo proveremo poi e vedremo meglio se vale la pena o no. Ragazzi, niente, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace, facciamo crescere il canale. Niente ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, dai, ci vediamo alla prossima, ciao.